Forse tutti ricorderete che frutto dell'influenza della rivoluzione francese e delle guerre napoleoniche, la Repubblica Napoletana del 1799 fu un momento cruciale non solo nella storia del Sud, ma anche nella formazione dell'idea democratica italiana. Quello era il portone principale, vedete che è chiuso da 200 anni, è stato chiuso nel 1799. Il portone è rimasto così. È stato chiuso nel 20 agosto del 1799, quando Gennaro Serra di Cassano fu portato al patibolo a Piazza del Mercato per avere preso parte alla Repubblica Napoletana del 1799. Il padre scese queste scale, salì sulla carrozza di Ferdinando IV, e il padre Luigi scese personalmente a chiudere il portone in segno di sdegno contro la monarchia borbonica e per questa ingiusta condanna del figlio. Si apre oggi il processo a carico di Luisa Molina Sanfelice. Luisa Molina Sanfelice, da Napoli, gli anni 35. È accusata di aver cospirato contro il legittimo potere di Sua Maestà Re Ferdinando, felicemente regnante, in associazione con il sedicente governo giacobino, e di aver contribuito al compimento dello scellerato delitto nelle persone dei fedelissimi sudditi Gennaro e Gerardo Bacher. E qui davanti a questa chiesa fu eretto un piccolo palco dove montò l'infelice Sanfelice, lì venne scozzata quasi. Furono infatti numerosi i lavori intrapresi in Molise, regione che, lo si ricordi, fu attivamente partecipe delle vicende rivoluzionarie e diede i natali a molti dei suoi protagonisti. E il cuoco a quella breve primavera di ideali dedicò un saggio rimasto famoso che dovrebbe essere ristampato nel 2001 in occasione del secondo centenario della sua prima apparizione. Ai confini del Regno di Napoli, Civita Campomarano, la rivoluzione del 1799, riletta attraverso alcuni dei suoi protagonisti, uniti da impegno civile e passione politica. In equilibrio instabile su un costone di tufo, Civita Campomarano nel Molise era in maggiore sintonia con la storia 200 anni fa. E sono molte le iniziative proposte per il bicentenario della rivoluzione napoletana del 1799. Era di Civita Campomarano Vincenzo Cuoco, uno dei protagonisti di quella breve drammatica stagione. Resta fondamentale per comprenderla il suo saggio storico, quasi un Istanbul, almeno nella prima stesura, che Cuoco, condannato a 20 anni di esilio dopo il ritorno dei Borboni, racconta di aver iniziato a scrivere sopra la barca che lo portava a Marsiglia, proseguendo poi parte per mare, parte per gli alberghi di Francia, senz'altro aiuto che quello della memoria. Una divisione che Cuoco doveva aver ben presente già dagli anni trascorsi a Civita Campomarano. Erano di Civita Campomarano anche i fratelli Pepe, cugini di Cuoco, che subirono lo stesso destino. Di Gabriele Pepe, che combatté in Spagna con Napoleone, si ricorda ancora il duello con il letterato francese Lamartine, reo di aver definito l'Italia terra dei morti. Dopo il fallimento della rivoluzione, la casa dei Pepe fu saccheggiata dai sanfedisti ed in questa casa aleggia ancora la memoria della grande tensione civile di quel momento. Alla fine del XVIII secolo, nell'intero contado del Molise, il gruppo più nutrito di intellettuali rinnovatori lo troviamo a Casa Calenda e si incontrano con gli intellettuali dei paesi vicini, nell'abitazione della baronessa di Castelbottaccio, Olimpia Frangipane, figlia del duca Frangipane, feudatario di Mirabello. I molisani hanno una parte attiva nella Repubblica Napoletana, hanno una parte attiva prima della Repubblica Napoletana nel movimento riformatore,
che precede e dal quale si può dire scaturisce la Repubblica Napoletana. Basti pensare soltanto a Galanti e a Longano, che erano a Napoli, insegnavano in Stato di Napoli, e diceva Cuoco, era gloria del Molise, aveva questi due rappresentanti nell'Università di Napoli. Giovanni Leonardo Palombo esercitava la vocheria a Napoli e dal tempo della Repubblica fu chiamato a far parte della commissione legislativa, rinunciando a qualsiasi emolumento allo scopo di non aggravare le uscite del magro ed ingerto bilancio del nuovo Stato. Sopravvenuta la reazione, il Palombo sdegnò di nascondersi ed ancora di più di fuggire, onde fu facile preda degli inseguitori che lo catturarono nel suo stesso domicilio. Sottoposto a giudizio sommario venne condannato a morte. Fu impiccato sul patibolo in piazza Mercato a Napoli il 9 novembre 1700. 1799. Fu di quella schiera di martiri eroi, fu scritto, per i quali restò dimostrato al mondo con quanta impavida serena fede gli italiani del Mezzogiorno sanno morire per i loro ideali. Il mese dopo un altro campobassano, Domenico Lucarelli, veniva ucciso. Quando fu proclamata la Repubblica Partenopea nel 1799, egli ricopriva l'ufficio di mastro giurato dell'Università di Campobasso. Le masse della Santa Fede invasero il Molise ed erano nelle adiacenze della città, senza che si potesse opporre loro una valida resistenza. Il Lucarelli fuggì di casa la sera del 4 giugno insieme con gli altri patrioti, con lo scopo di convergere nella capitale e partecipare alle estreme difese della Repubblica. Ma il viaggio durò poco. A Guardia Reggia furono sorpresi e fatti prigionieri. Il giorno dopo fucilati nella piazza di Vinghiaturo. Slealmente fucilato, si legge in una lapide in suo onore, del corpo suo fecero orrendo, insano strazio, le turbe inferocite. A Casa Calenda, nel febbraio del 1799, l'uccisione di Domenico De Gennaro e di altri 10 concittadini. A Casa Calenda, il ceto borghese, De Gennaro soprattutto, massima espressione appunto di questa neoborghesia locale, ha il pieno appoggio del popolo di Casa Calenda, non del popolo, della gente, delle altre comunità che sono pronte invece a servire il barone di Sangro per reprimere appunto questa espressione nuova di governo che si stava realizzando. Felice Veneziale, Cosmo Tamasi, Vincenzo Del Bianco, Giovanni Caroselli, Pasquale Formichelli, Di Gennaro Altopiedi, Carmine Di Placido, Giuseppe Pasquale, Saverio Laurelli, Pasquale Cefalogli, Giulio Di Pilla, Gaetano Gentile, Francesco Di Pasqua e Carmelo Avicolli. A questi vanno aggiunti i 3 giovani giustiziati e altri cittadini, oltre 20, fucilati a Largo Cappuccini e gettati nel fiume Precia. Finisce qui, in questo triste modo, la fedeltà degli Isernani al potere costituito. Essi non si posero minimamente il problema delle grandi idee di libertà, di democrazia, di progresso civile e di laicità dello Stato che provenivano dalla Rivoluzione francese. Quasi 2 anni fa, come ambasciatore. Giunto Legnone per una cerimonia simbolica in onore di Vito Serafini, uno dei martiri della Repubblica Napoletana, fu
mattino lo stacco di il mostretto a sempre a lui vicino. Guardate un fiocco rosso e portato il cappello e di velluto indosso ricchissimo mantello. In dal sentier del tuono dell'eco viene il suono. Piano, piano, piano. Tremate, in dal sentier del tuono dell'eco viene il suono. Piano, piano, piano. Ritornano le conferenze sul bicentenario della rivoluzione napoletana. Il secondo ciclo è stato aperto da due relazioni, la prima del senatore Luigi Biscardi e la seconda della dottoressa Renata De Benedittis, direttrice dell'archivio di Stato di Campobasso. Attraverso documenti e scritti si è rivissuto il periodo di preparazione alla rivoluzione nel Molise e poi si è analizzata la partecipazione a questo grande evento che rappresenta uno dei momenti più importanti della intera storia della regione, una partecipazione che riguardò non solo gli intellettuali ma ampi strati popolari. E alla vigilia di un'altra celebrazione, quella che riguarderà Vincenzo Cuoco e che sarà celebrata in gennaio, sempre nel Molise, il bilancio di questo ciclo seminariale si può considerare già positivo. Non si è studiato e ripercorso soltanto la formazione illuministica e giacobina e patriottica dei rivoluzionari del 1799, ma si è visto anche il significato storico, peraltro non eccessivo, delle insorgenze, cioè della reazione sanvedista. Ma il nesso che si è stabilito è tra le idee fissate dai patrioti del 99 col loro eroico sacrificio e gli sviluppi ulteriori